Proposte a Pistoia, la folta comunità albanese festeggia i 100 anni dell'indipendenza della sua terra di origine. È stato un festeggiamento davvero in grande stile, quello con il quale la nutrita rappresentanza albanese che vive a Pistoia ha salutato i 100 anni dell'indipendenza del proprio paese. Una festa che, oltre a diversi momenti ludici, ha proposto anche occasioni di riflessione sulle radici, le tradizioni e il senso stesso della presenza in loco di una comunità con tanti esponenti come quella appunto albanese a Pistoia. Il via alle celebrazioni, cui clou è stato domenica, si è avuto nella sala maggiore di Palazzo Vigiano con una conferenza intitolata Albania, cultura e spirito nazionale, fuori e dentro i confini. All'iniziativa alla quale ha partecipato il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, sono intervenuti intellettuali e studiosi albanesi. Mentre da parte dell'amministrazione si è sottolineato il contributo di rilievo assicurato alla collettività della presenza di questa comunità, il compito di parlare dell'influenza delle relazioni tra Italia e Albania è stato assegnato nel programma della festa al direttore responsabile di Albania News, Franco Tagliarini, e le conclusioni sono state di Panderi Pasqua Kuteri, ex ambasciatore. Altro momento, per così dire istituzionale, è stata l'inaugurazione in via Porta San Marco della nuova sede di Assoalbania, nei locali di proprietà del comune. È una festa di tutta la città, perché la comunità albanese a Pistoia è presente numerosamente, rappresenta quasi il 40% di tutte le presenze di migranti pistoiesi, e dunque questa settimana che celebrerà con teatro, danze, musica, mostre importanti di pittura, scultura, fotografia, con questo convegno che ha aperto la giornata e con l'inaugurazione della nuova sede di Assoalbania, l'associazione che ha reso possibile tutto questo, inaugura una nuova stagione anche di rapporti tra Pistoia e i cittadini pistoiesi e albanesi che stanno qui con noi. Il futuro della democrazia è nel meticciato e anche il futuro di questa nostra città deve nutrirsi di tanti apporti collaborativi diversi. Il fine settimana nella Galleria Nazionale è stato poi allestito un mercatino di prodotti tipici, molto apprezzato dal pubblico che vi ha trovato anche spunti per qualche regalo natalizio un po' fuori del consueto. Grande spazio è stato dato poi alla musica con un concerto che in Piazza del Duomo ha visto esibirsi l'orchestra Spettiti per Scutari, una band formata da una ventina di musicisti che provengono da un laboratorio di musica tradizionale albanese che si impegnano nel diffondere la conoscenza di questo aspetto della cultura del loro paese. Altra iniziativa particolarmente colorata è stata poi la sfilata in costumi tradizionali che ha visto impegnati giovani, bambine e bambini che hanno attraversato Pistoia per le vie del centro, da Piazza del Duomo sino alla Galleria Nazionale. E ancora al Teatro Bolognini si è quindi svolto uno spettacolo per i 100 anni dell'indipendenza albanese. Per i più piccoli, negli antichi magazzini del Sale ci sono state proiezioni di cartoni animati, letture di fiabe, mentre nel quartiere del Tribunale è stata allestita una mostra fotografica e di pittura dedicata a Pietro Marubi, fotografo ex garibaldino, che in Albania trovò rifugio dalle persecuzioni politiche aprendo un atelier divenuto uno dei più importanti dei Balcani. I negativi originali di questo artista sono stati proclamati patrimonio internazionale dall'UNESCO. La mostra, che propone anche opere di altri artisti emigrati, sarà aperta sino al 2 dicembre e si intitola Scutari di Marubi e l'indipendenza dell'Albania.